Giorgio Gori è sindaco di Bergamo, ma può essere considerato a buon diritto un alessandrino d'adozione per i suoi vincoli familiari, essendo sposato con l'alessandrina Cristina Parodi, che gli hanno permesso nel corso degli anni di conoscere abbastanza a fondo la città. Tanto che ieri è stato protagonista di un incontro alla Soms del Cristo per parlare di un tema scottante per Alessandria, ossia il rilancio del commercio di vicinato e del territorio. Le sue politiche hanno permesso, ad esempio, ad una città come Bergamo di ridurre la competizione mossa dai grandi centri commerciali e dall'online, di cui non bisogna avere paura, dice Gori. Una zona centrale, poi, come può essere il nostro Corso Roma, deve puntare sulla qualità dell'ambiente e sulla piacevolezza del passeggiare in centro, dice, che può essere un'esperienza molto più piacevole di quella fatta a un centro commerciale. Gli affitti sono molto cari, che cosa si può fare per chiedere ai proprietari degli immobili di venire incontro anche ai commercianti? Io ho fatto una proposta sul finire dello scorso anno, quando il governo discuteva la legge di bilancio, che è stata ripresa dai vertici nazionali di Confcommercio e dell'altra associazione, che dice sostanzialmente questo: prendiamo l'esperienza degli accordi territoriali per la residenza, che funzionano bene, dove i proprietari hanno uno sconto dallo Stato e dal Comune se praticano degli affitti calmierati. A Bergamo ci sono 2.900 appartamenti che sono disponibili per l'affitto a canone calmierato grazie a questi accordi territoriali. Se facendo una cosa analoga per il commercio, laddove i proprietari si rendono disponibili a ribassare gli affitti per i commercianti che operano dentro i loro muri, io credo che si possa ottenere un buon risultato. Ci vuole la disponibilità dello Stato innanzitutto, ma c'è nella riforma fiscale la previsione che si pratichi la cedolare secca al 21% per tutti gli edifici non residenziali. Siccome è troppo, perché sarebbero 1.300.000 le persone fisiche in Italia che godrebbero di quello sconto fiscale, il governo poi non l'ha fatto, l'ha scritto ma non l'ha fatto. Quindi la mia proposta è fatelo per una categoria più piccola, cioè per i negozi di vicinato, uno sconto ai proprietari perché questi possono riversare un beneficio sugli inquilini.